Dopo 10 mesi e mezzo la funicolare centrale di Napoli ha riaperto i battenti, dopo la manutenzione speciale che di regola si svolge circa ogni 20 anni. In un periodo delicato per il trasporto pubblico napoletano, con i problemi economici vissuti dall'azienda napoletana Mobilità con pochi soldi in cassa e problemi per quanto riguarda l'erogazione degli stipendi ai dipendenti. Polemiche politiche sulla chiusura invece della funicolare di Mergellina, con il presidente della prima municipalità che non ha voluto presenziare alla corsa inaugurale. Presente invece il presidente della quinta municipalità. Ascoltiamo l'amministratore unico di ANM, Ciro Maglione. Pensiamo adesso al funicolare di Chiaia, che è un'opera importante, è un'opera veramente notevole sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche del trasporto pubblico. Serve un quartiere importante, lo collega con la città. Pensiamo alle cose che si stanno facendo. Certo, c'è un momento di grande difficoltà dell'azienda, pensiamo di uscirne nella maniera migliore possibile e più in fretta possibile. La riapertura della funicolare centrale è stata celebrata con un momento musicale e le esibizioni dell'artista Rosaria De Cicco e dello scrittore Maurizio De Giovanni. La prima corsa riservata alla stampa ha visto la presenza del sindaco Luigi De Magistris. Grande soddisfazione, perché dietro a questo c'è fatica, ci sono risorse economiche, c'è il lavoro, e quindi voglio ringraziare io ANM, i dipendenti, i lavoratori, l'azienda, l'impresa, ovviamente il Comune di Napoli che ha fatto un gran lavoro. Come avete potuto notare, non è solo messa in sicurezza, è completamente rifatto tutto. Quindi siamo molto soddisfatti, perché si avvertiva l'assenza della funicolare in un momento anche di difficoltà importante del trasporto pubblico in città. La funicolare aiuta la metropolitana, aiuta la mobilità ed è un messaggio di concretezza per il superamento della crisi. Quindi siamo molto contenti, soprattutto per i cittadini di Napoli e per i turisti della nostra città.